La nomina di un commissario, il bando di gara entro l'inizio del 2021 e l'avvio dei lavori entro altri 6 mesi. Sono questi i primi step verso il grande traguardo che tutti aspettano da ben 30 anni, il completamento della Fano-Grosseto. La cosiddetta strada dei due mari ha attraversato governi e amministrazioni regionali, rimanendo di fatto finora un'eterna incompiuta, ma c'è una luce in fondo al tunnel. A mostrarla è stata la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli, che ha ricordato come il progetto della Fano-Grosseto sia tuttora all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che, nelle intenzioni, la gara della guinza verrà effettuata all'inizio del prossimo anno. I lavori, invece, potrebbero cominciare già a metà del 2021. Uno step fondamentale è rappresentato dalla variante di Mercatello, per una spesa di 100 milioni di euro, ma che è ancora in fase di progettazione. Altrettanto importante è la variante di Urbania, dal costo di 114 milioni, che però non sarà appaltabile prima del 2022. Con grande soddisfazione del candidato governatore delle Marche, Maurizio Mangialardi, la De Micheli ha fatto luce anche sul possibile arretramento della ferrovia adriatica, per cui RFI effettuerà entro l'anno uno studio di fattibilità. Per il casellino di Fenile, soluzione che agevolerebbe la viabilità tra Fano e Pesaro, la strada sembra invece ancora in salita. Un imponente piano infrastrutturale che il Ministero ha finanziato e sta finanziando. Il nostro candidato Mangialardi, il nostro candidato presidente, ha fatto un punto molto approfondito con me negli ultimi giorni e ha richiesto una grande attenzione per le Marche, che noi contiamo, alla quale noi contiamo di dare una risposta importante. Io sono qui anche per confermarvi che commissarieremo la Fano Grosseto, che abbiamo incaricato RFI di progettare l'arretramento della linea ferroviaria adriatica, così come per il nord e per il sud delle Marche ci sono altre importanti novità infrastrutturali. Un lavoro molto approfondito che riguarda le aree centrali della vostra regione, che conosco molto bene come sapete, e al quale il Ministero e il Governo vuole dare una risposta positiva. Quindi ringrazio Mangialardi anche per la profondità con il quale abbiamo affrontato un ridisegno infrastrutturale complessivo delle Marche. Ovviamente oggi vi ho anche confermato che abbiamo previsto di inserire nel piano degli investimenti di Autostrade per l'Italia anche il completamento della terza corsia sulla A14. Per la prima volta abbiamo la possibilità di avere risorse importanti per la Fano Grosseto, ma per la soluzione infrastrutturale della nostra regione. Vedete, dal Recovery Fund 9 miliardi che arrivano per la nostra regione significa cambiare faccia, cambiare mobilità e modalità, l'interconnessione mare e monti e le penetrazioni nord-sud di questa regione troveranno finalmente una soluzione.